Ciao ragazze, eccomi di nuovo tornata. Scusate la mia assenza, ma purtroppo in questo periodo non sono potuta stare molto, molto dietro a YouTube per vicende familiari. Comunque, eccomi di nuovo qua perché ieri sono andata a fare una mega giornata di shopping, tipo il film I Love Shopping con le carte di credito, striscia, striscia, striscia. Va bene, con la mia sorella. Che anche lei è super felice perché tra l'altro è stato uno dei pochi giorni dopo che gli è nato il figlio che ha potuto fare shopping, diciamo, da sola senza pannolini, cose. E quindi anche lei striscia, 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 va bene, abbiamo strisciato molto. E vi volevo far vedere che cosa avevo comprato. Il pomeriggio, diciamo, è stato abbastanza intenso, avrei potuto comprare molte più cose se avessi avuto una giornata da 48 ore, però non ho potuto, fortunatamente, perché se no striscia, 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 poi alla fine non si striscia più. Allora, detto questo, la prima tappa dove siamo andate, dove ci siamo fermate, è stata quella da Intimissimi. Uno perché dovevo comprare una cosa a una mia collega che me l'aveva chiesta. Il reggiseno, quello senza ferretto che fa le pocce così, così almeno fanno vedere la pubblicità, di Intimissimi, appunto, che costa 25,90 euro per chi lo volesse sapere. E abbiamo guardato un po' che cosa c'era in saldo già, che ovviamente eravamo lì, e io ho trovato, questa è la bustina di Intimissimi, ho trovato un vestitino stracarino. Che è utilizzabile in diverse maniere. Allora, il vestitino è questo. Non so se vedete. È fatto tutto traforato a questa maniera. Bene, questo è il davanti. Qui davanti, diciamo, sul punto dei fianchi, questo elastico. Che poi volendo si può fare qui un fiocchino qui davanti per metterlo, regolarlo all'altezza a cui volete. È fatto con una gonnellina che scende giù molto morbida fino a metà coscia e è tutto traforato alla manichina corta. Allora, ovviamente, cioè, dipende. Insomma, come volete indossarlo. Allora, le commesse molto carinamente mi hanno consigliato di utilizzarlo in tre diverse maniere. Primo, o come copricostume, perché comunque essendo traforato in spiaggia, al mare, anche se si vede il costume, non succede niente. Ovviamente no con un reggiseno e una mutanda, perché insomma sarebbe un po' troppo provocante. Punto numero due, con una sottoveste dello stesso colore, quindi color carne, che tra l'altro io ho provato quella di Intimissimi e sta da Dio. O se no, con un leggings e una canottiera di quelle lunghe, insomma, sotto. E questo vestitino sopra dice che sta molto molto bene. C'è sia così che la versione nera, io amo il color sabbia, quindi l'ho comprata così. E sta al 50% da Intimissimi, veniva 35,90 euro e per un costo totale di 17,95 euro, insomma, mi sembrava un buon prezzo per un prodotto di Intimissimi che sappiamo essere solitamente molto buoni. Dopodiché l'altra tappa l'ho fatta da H&M e la bustina, eccoci. Allora, da H&M ho comprato diverse cosine, non tantissime, perché in realtà sono dunque 1, 2, 3, 4 articoli. Avevano praticamente svaligiato il negozio. Non è che ho trovato tantissime cose in saldo, devo dire la verità. H&M, ni. Allora, la prima cosa che ho comprato è stato dei due articoli a 3 euro e sono questi top che hanno, sono diciamo medio lunghi e hanno al loro interno, 3 euro comunque non è niente, se vedete questo è un elastico che si infila dentro il top e praticamente fa da reggiseno.
che non è male perché se no uno deve stare sempre a cercare il reggiseno che non si vede, senza spalline, invece questo ce l'ha incorporato, 3 euro, io l'ho comprato così e questo che mi vedete indosso a righe. Praticamente questo qui, io lì al negozio c'era così, questo a righe e arancione. Sono carini, molto versatili perché comunque da portare tutti i giorni sono assolutamente comodi. E questo qui, appunto, abbiamo detto 3 euro e veniva, cioè, con uno sconto dell'88% perché venivano 24,99 euro, quindi 25 euro. Io ne ho comprati due per 3 euro, ovviamente. Poi ho acquistato questa gonna, anche qui abbiamo lo sconto dell'86% perché veniva 49,99 euro, io l'ho pagata 7 euro, quindi certe cose proprio sono molto convenienti. E è una longuette, arriva al punto vita, proprio molto alta, e finisce all'altezza delle ginocchia, quindi è molto molto carina, anche con una canottierina bianca infilata dentro, un po' sborsatina, veramente fa il suo effetto. E è bicolore, se vedete, sulla parte centrale è blu scura e sulle parti laterali è nera, e questa qui ha un costo di 7 euro. Poi ho acquistato una giacca uguale a mia sorella, fantasia. Questa qui praticamente ci sbavavo da quest'inverno, ma 50 euro costava, quindi secondo me era eccessivamente troppo, e fortunatamente l'ho trovata in saldo, quindi la utilizzerò quest'inverno. E è questa giacca fatta così, come dice mia sorella, modello Chanel. Ha le manichine, vedete, riprese qui, sono tutte pieghettate e sono volendo anche a tre quarti se uno le tira un pochino su. Qui dietro è uguale perché praticamente sulla parte della schiena viene sempre ripresa la stoffa ed ha se vedete un pochino, dà questo effetto che sta molto morbido perché in realtà fa così la giacca e poi riprende sotto, un po' tipo palloncino, ma con le manichine a tre quarti è proprio un amore. Questa qui può essere utilizzata per esempio anche su una mezza stagione oppure come giacchettina invernale sotto ovviamente il cappotto. E questi sono stati gli acquisti da H&M. Allora, dopodiché sono andata da Ted Zenis. Ted Zenis quest'anno per i saldi, delusione massima, vabbè, io cercavo per esempio un costumino in offerta, ma già la nuova collezione non mi piace di Ted Zenis, io poi i costumi è difficile che mi colpiscono, devono essere proprio fatti in una certa maniera, ma insomma non mi piaceva, però ho pensato, vabbè, in saldo forse qualcosa anche della vecchia collezione che mi piaceva più lo trovo, invece non ho trovato assolutamente niente. L'unica cosa che ho acquistato è una cosa per Thomas, è un costumino molto neutro della linea Basic di Ted Zenis, color grigio antracite, ecco. E questo al prezzo, ha l'elastico dentro, e questo l'ho pagato 7,90 euro se lo volete comprare al vostro boys o a vostro fratello o a chi vi pare. Bene. Dopodiché sono andata su un altro centro commerciale per una spedizione ben precisa. Allora, io volevo acquistare dal mese scorso, ma poi non l'ho più acquistato per problemi finanziari perché non so se avete visto su Instagram, ma ho comprato la macchina, quindi i soldi hanno fatto così. Ciao ciao. Va bene. Detto questo, però con il mese in corso ho detto voglio comprare, prima di andare al mare perché poi andrò al mare la prossima settimana, voglio comprare una borsa che mi piace un sacco. E non so se sapete di che borsa sto parlando, ma è questa qui. La O-Bag. Allora, la O-Bag, se avete i negozi della O-Bag nella vostra città o comunque un negozio che venda O-Bag in città, vi renderete conto che è una cosa difficilissima da scegliere perché arrivi lì, ci sono 5 milioni di colori di borse e tu stai lì e dici: ah, questo è il mio mondo, non so quale scegliere. Allora,
1. Questa borsa, secondo me, per quello che è, costa decisamente troppo, ma sappiamo che la moda, le marche costano più di quanto effettivamente poi valgano. Però a me piaceva tantissimo, secondo me è stracomoda, quindi comunque l'ho voluta acquistare. Allora, l'how bag come funziona? Funziona che devi assemblarti la borsa, devi comprare l'involucro, i manici, che possono essere di corde, necopelle, a fantasia, un milione di tipi. Il contenitore, diciamo, esterno può essere o grande o piccolo, oppure a secchiello, oppure come può essere? Ha fatto da due componenti, una di tessuto, una di silicone. Beh, insomma, 2 milioni di colori e poi decidi. Poi puoi mettere l'involucro interno con la zip, che anche questa fantasia, neutra, nera, bianca, panna, breve. Insomma, alla fine decidi di assemblare la borsa. Voi direte: Lucy, ma tu come l'hai assemblata la borsa? Bene, io non l'ho assemblata la borsa, io ho semplicemente scelto quali sono i colori che mi piacciono e adesso vi farò vedere solo un pezzo di borsa perché ho comprato solo l'involucro esterno, perché i manici ce l'avevano su un altro negozio disponibili, me li sono fatti fermare, quindi o domani o dopodomani ci andrò. E vi farò vedere come la borsa tutta assemblata. L'involucro esterno l'ho comprato così, è questo color sabbia, e i manici praticamente, immaginateli, si avvitano qui, ok? Sono di corda, quindi tutta intrecciata, bianca. Cioè, secondo me è strabella. Vabbè. Ma queste sono mie congetture. Allora, l'involucro esterno costa 38 euro e costa alla stessa identica maniera dell'involucro piccolo. Cioè, mi dovete spiegare come mai. Cioè, che tu lo compri piccolo o lo compri grande, è identico il prezzo, quindi uno, vabbè, dipende anche dalle necessità. Ero molto molto attratta dal blu pavone, che è bellissimo, con la corda, con i manici a corda lunghi, color corda proprio naturale, e anche quello era bellissimo. Ma io questo qui, secondo me, color sabbia, se poi anche d'inverno ci si mette il manico in necopelle color sabbia, sembra una borsa invernale tranquilla che la puoi mettere con veramente con tutto. Quindi questa è l'how bag, finalmente l'ho comprata, mancano i manici e l'interno, ma adesso work in progress. Poi sono andata alla Giunti al Punto, che è una libreria, e ho comprato finalmente ho comprato Divergente, o Divergent, come dicono gli americani, perché ho visto il film sia l'uno che il due, volevo leggere la trilogia del libro, ma ovviamente non è che posso comprare già il terzo se non ho letto il primo o il secondo, anche perché è vero che ho visto il film, ma il libro non l'ho letto, quindi. Bene, lettura per il mare sarà questa e qualche altro libro che mi porterò. E poi sono andata ieri all'Equivalenza, che è quel negozio, diciamo, che fa i profumini, diciamo, equivalenti alle marche famose. Ho acquistato questo qui, che è la confezione da 30 ml, è l'equivalenza di Acqua di Gioia, il numero 137, che io già avevo acquistato e già mi avevano fatto i complimenti sia mia sorella che tutte le ragazze al lavoro, che mi chiedevano che profumo era perché era veramente buono, quindi top, riacquistiamolo. E dopodiché niente, io poi non vi avevo fatto vedere che avevo fatto altri acquisti precedentemente prima di salte, ho comprato finalmente le, non si vedono, le Converse bianche, e finalmente l'ho comprate, l'ho pagate 70 euro, però anche quelle sono quelle cose che ci sbavi dietro fino a che non le compri, le vedi solo a tutti, le vorresti, però dici le compro o non le compro, perché anche queste 70 euro sono scarpe di tela, secondo me è decisamente troppo, ma come dicevo prima, le marche sono così. E quindi niente, vi faccio rivedere tutte le buste, come sono tornata ieri a casa e Thomas ha detto: ma che hai fatto? Hai svaligiato un negozio? Uno, 5.000. E ecco qua. Allora io vi mando un mega 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 bacio, al prossimo video, ciao!